Buongiorno da Punta Arenas. Dario è uscito fuori stamattina. Prima di me. E sento dei rumori fuori dalla cellula. Dove è finito? Pensavo fosse qua fuori a fare esercizio. Dario? Oh, sparito. Sarà andato a farsi un bagno nell'acqua. Ah, eccolo qua. Come stai? Pulendo un po'. Bravo. Sì. Pensavo fossi andato a farti un bagno. Non sta male, però poi l'acqua sta acqua salata. Dopo dobbiamo fare una con l'acqua dolce. Per niente. No, niente. Buongiorno. Buongiorno. Carico di energia oggi, Tuffo. Dove siamo? No, che giorno è oggi? Oggi è 17. Sei sicuro? Martedì. Ok. Martedì 17. Oggi certo. Siamo a Punta Arenas. Non era pianificato di arrivare, di venire a Punta Arenas, ma Dario, io, deve vedere di un cellulare. Certo. Ha detto andiamo a Punta Arenas che c'è una zona franca. La prima volta che mi ha detto zona franca io sto pensando ancora a Rio Gallegos, che era una fregatura. E ho detto boh, non lo so. E qua però siamo in Cile, non siamo in Argentina, magari non c'è la fregatura. Sarà più. E questa zona franca, praticamente vi spiego, si entra da un, non so se lo vedete, no, c'è un cancello. C'è un cancello qui dentro, siamo già dentro, cioè non è un negozio, siamo già dentro la zona franca e qui ci sono tanti negozi, tanti centri commerciali e vedi, il sito dovrebbe essere questo, mizonafranca.cl. E spiega un attimo Dario per, Bueno, questa zona franca, i benefici che ha è che non c'è le tasse, costano tutto di meno. Anche questa è la più importante da Cile e di tutto il sud. Perché? Perché non c'è le tasse. Anche le cose che arrivano sono cose importate anche degli Stati Uniti, di tutto il mondo, che uno può acquistare, che in un posto normale non arriva. E questo è lo bello di questo posto in particolare, ma è molto grande. No, adesso non lo vedi, però sono tanti metri, no, metri, dopo, metri. Dopo gli facciamo dopo una facciamo carrellata anche in macchina. Giro per sì, vedere sì. Com'è. Ma tipo, quella macchina lì è in vendita? Quella? Quella Nissan? Eh. Alia Burro, si dice? Quella non è in vendita, quella è la che non ha portato fino qua, anche a te dall'Italia, mamma mia. Andiamo a vedere cosa è aperto e se effettivamente conviene o no. Sound che abbiamo qua. Mamma mia, tanta energia qua, Questo pantalone costa 43 euro. Ah, stai facendo video? Sì. Questo 43 euro. Quanto 43 costa? Euro? 43. Ma stai scherzando? No, 43. O 44 più o meno. Che buono, 43 euro è economico. Da noi il doppio. Questo è stato 80. Un po' di scarpe qua, queste qui. Queste qua mi dice il buon Dario che equivale, sono 93.900 pesos e 104. 104 euro. Allora, siamo sempre dentro la zona franca, è immensa. Infatti ci sono le strade, parcheggi, ci sono le macchine. Vendono anche macchine, cioè ci sono le concessionarie, cioè, qui c'è la Citroën, poi c'è la Toyota, la Mercedes. Questo qua c'è un negozio di moto. Anche la Pirelli, anche dopo. La Pirelli qua. C'è la Pirelli, se vuoi comprare gomme. E tutto. Dobbiamo chiedere quanto costano queste macchine, sono curioso. Adesso andiamo. A Dario gli è venuta una strana idea e voleva camperizzare questo Mercedes Vito, però facciamo anche un bel grand'angolo qua, concessionaria Mercedes, perché vogliamo bassi noi, giusto? Certo. E spieghiamo un attimo che cosa ti hanno detto. Questa veramente è carissima, è bellissima, è bella, costa più o meno 49.000 dollari statunitense,
ma veramente è molto bella e molto precisa, ma io voglio qualcosa più semplice per camperizzare, come questa che è un'altra Vito che costa il 21 50% di meno, 21.000 sì, dollari. 21.000 dollari, è questo. Ah, diciamo che abbiamo scoperto, è stato gentilissimo il proprietario del concessionario qui e Certo. ci ha detto che il qui non si paga l'IVA. È il 19% qua. È il 19% dell'IVA qui, non si Certo. paga. Se tu compri la macchina qui in Porto Franco, non paghi l'IVA. C'è la In tutta la regione fregatura, del anzi, distretto Magariana, ha ci sono detto. due fregature. Una, Certo. devi avere la cittadinanza in questa regione È qui. nel distretto Magariana, Sì. certo. La E la seconda è che seconda. non può, anche se la compri qui e sei residente qui, non puoi portarla Portarla fuori. fuori. Può portarla 90 giorni all'anno, anche fare la richiesta di un'eccezionalità Una per proroga. una prorroga da 4 mesi, compreso tutto 4 mesi. E sì, quindi tu hai una macchina, ma non puoi portarla fuori più di 4 mesi della tua residenza. Può cambiare questo dopo 5 anni che hai la macchina in questo posto, ma con questo valore la macchina neanche puoi farla, portarla fuori, perché costano tanto e c'è una regola per non portare la macchina fuori di tanto valore di mille. E quindi Quindi per noi non c'è da fare non qua. possiamo E fare quindi nulla. passiamo al prossimo negozio. Andiamo al prossimo. Negozietto, potete comprare una Can-Am per 28.000 pesos cileno, più o meno 30.000 euro. Un affarone. E che non c'è tanto spazio per fare una cellula, per far stare una cellula qua dietro. Vedete? Un po' piccolino. Ah, guardate, avete anche, volendo, per la neve le catene, motore marino se vi serve, altro motore marino là, un Envirud, altre Can-Am, una moto da cross, una Kawasaki, però non c'è scritto il prezzo. Ho visto questa bellissima salopetta in questo negozio Dickens per Dario. Dario, fatti vedere come stai con questa salopetta. Per me ha detto lui, mamma mia, e per lui? 50 euro, 50 euro, ti starebbe benissimo. Da noi si chiama Tony. Cardiniero qua. Hardine, no, Tony sono in Veneto. Ah. Siamo ancora dentro la zona franca. Vedete, è come una piccola città. È una Bellissima. piccola città, ci sono un sacco di negozi. E adesso entriamo qui, questo posto si chiama Tech Music, che dovrebbe vendere principalmente cose elettroniche. Vediamo se è economico. Ovviamente stiamo guardando solo oggetti da uomo, tipo macchine, cellulari, moto. E non pensiamo un po' anche all'altro sesso. Abbiamo visto questo Silke Pill, giusto? Non si chiama così, Silke Pill. Vabbè, Silke Pill, tirapeli per donne. Questo tirapeli per donne costa 37.000 CLP. Pesos cileno sono 40 euro. Non lo so se sia economico o meno. Comunque, tirapeli da donna 40 euro. Il tema delle scarpe. Perché le mie, ho già detto nella precedente puntata, probabilmente necessitano di essere cambiate. Mi fa ridere, che te devo dire? Siamo qua da 30 minuti di una scarpa all'altro perché non trovo il numero giusto. Ma penso che adesso vinciamo. Forse ce la facciamo. Qua ci sono delle scarpe, vedete, le ho viste prima, e alcune sono più economiche, altre meno. E vediamo. Però intanto Dario ha fatto super affari. Mostra i tuoi affari, Dario. Lui mi ha fatto acquistare una cosa. No, io. Io ho visto un numero qua, ho detto, ah no, ho fatto il cambio, costa di meno, ma quando sono andato alla cassa a pagare costava il doppio, perché era un codice. Ma ho costato questo, adesso, quando dopo finisco la crioterapia, ho questa, che sciacchetta, camicia, come si dice? Una giacchetta Una sciacchetta, molto carina, per me. molto bella. Rispieghiamo bene. Allora, lui pensava di fare un affare, non ha fatto l'affare perché poi in cassa ha capito che il Mi hanno numero, fregato nella cassa. no, devi leggere bene, il numero che aveva visto lui non era del prezzo, era del codice Codice. dell'articolo. Mi ha fregato. Bisogna leggere, bisogna leggere, leggere, Devo leggere. imparare, devo imparare. So.
Adesso devi fare. Ma in realtà non ho capito, ma contiene tanti biscotti dentro e tante confezioni. Comunque, quanto costa questo? 22.640 peso cileno, che sono 25 euro con 50. Non è economico. No. Abbiamo trovato una cosa economica. 37.000 pesos cileno questo Burberry. Ve l'avevo mostrato anche sull'altro video del Porto Franco argentino. E qua costa 40, come 40 euro. È da 100 ml. Hai qualcosa da dire riguardo? No, perché qua è una zona vera franca. L'altra è il nome. Siete argentini, volete fregarci, ho capito io. Guardate quanto è roba, c'è Disigual, la Bose. È pazzesco questo posto, sì, è veramente certo. Molto carino. Questo è un negozio, ma ce ne sono tanti di negozi, guardate quanti profumi qua. Ma lo più bello è lo sistemato. Un sacco bello, che bello Roberto, fai un video, che bello qua. Non stai dicendo che fai un video fai già, alla città fai, e fai a me che sono qua già, il camariere della pizzeria, il mosso, il cameriere si chiama il mosso Dario. E certo, guardate questo albergo, è rimasto pazzesco, impressionato dal deangolo. Qua la lunghezza, mi hai detto una cosa molto interessante, no? Hai detto da quadra a quadras. Certo, ho detto questo, però lo più pazzesco è questo che lui ha fatto, no, la foto prima. No, non cambiare discorso, da perché? Quadra a quadras, è importante. Qua le quadre sono 100 metri, te l'ho sono spiegato. Sono sempre 100 sì. metri in qualsiasi città. E perché si chiama quadra? Perché è quadrata. Bravo, è quello, ogni lato c'è 100 metri. Ma questo non è l'esempio preciso, perché questa non c'è 100. No, ma questo è un triangolo. Ma è molto utile, perché quando ti dicono per andare in quel posto là sono 4 quadre, tu sai che devi camminare 400 metri. Certo, forte. È così. Ok. Sì, sì, anche facile per cercare tutto lo che hai, perché tu sai che è tutto quadrato, entonces è facile di arrivare. Come la al pizza posto. Che hai in mano. È come questo. Che è quadrato. 100, 100, ma 100, dentro 100, è quadrato 100. O tonda? È tonda. E certo. Guardate di qua. Che ore sono? Il tuo orologio che non funziona. Ma cosa si è funzionante segna? Adesso. Sono le 10.15. Sono le 10.15 di sera. Guardate qui che robetta. La luce che ha. Wow. Anche sta nuvoloso. Ma pazzesco. Bellissimo. 10:15. Ripetiamo. 10:15. Vuoi dirlo anche in spagnolo? Las 10:15. 10:15. In realtà viene detto sono le 22:15. È così. Okay. E guardate anche la Rambla, questa Rambla pazzesca, no, tutta di luce, tutta sistemata, no, ma tutta pulita. Puerto Natales è fantastico. Sì, sì, è fantastico, sì. Puerto Natales. Veramente. Adesso in marcia. Andiamo a Dario, secondo te questa lepre ce la portiamo qui? Ciao, ciao, ciao. Abbassiamo la musica. Che ora sono? Abbassa, non si sente, se no dopo. È vero. Che ora sono? Che ore sono? Hai visto? Una lepre. Non l'hai presa, no? Non lo so. Non l'abbiamo sentito. Ok. Bueno, iniziamo. Il bello della diretta. Questa, sì. Sono le 12:50 dalla mattina più o meno, cioè, così. della notte certo. Che racconta è autista, che sono stufo di fare questa strada e ahimè avevamo come programma quello di arrivare all'inizio del percorso del Mirador Glacier Grey, e
e accamparci lì per poi la mattina domani, cioè adesso, oggi fare il trekking del Mirador Glacier Grey. Sapete che stamattina ci siamo un po' dilungati fino al pomeriggio a Punta Arenas e siamo partiti tardi, e dopo vabbè, comunque ci affacciamo, ci beviamo un caffè e non avevamo messo in conto che parte della strada, infatti vedevamo che ci voleva tanto tempo a farla, parte della strada di 75 km è tutta sterrato ed è buio e c'è il rischio di animali che spuntano fuori e che bisogna schivare, principalmente lepri. E anche il cemento è tutto bucato. Il cemento pieno di buche. E se non c'è il cemento pieno di buche, c'è la strada sterrata con sassi, eccetera. Quindi deve essere sempre lì allerta. E non ci sono le, come si dice, guardrail, e sappiamo che in alcuni punti ci sono i laghi, e quindi siamo un po' lì che sappiamo che potrebbe essere un dirupo, quindi quindi croce sopra, non si fa più, non guidiamo più col buio. Ora Rogero è promesso, ma pensavo fosse tutta strada asfaltata, sinceramente pensavo fosse. Che schifo. Sì, l'ultima volta avevamo detto questo di viaggiare sempre con la luce, approfittandone di qua, che nel sud in Patagonia in estate il sole se ne va alle 10:30, sì, più o meno, 11. Esatto. La verità è che siamo andati a Porto Natale e abbiamo fatto una passeggiata, e dopo lui mi ha detto: Dario, mangiamo una pizza. E gli ho detto: però guarda la ora, però dai, mangiamo la pizza veloce. Quando siamo arrivati alla pizzeria, dopo il camarino ha detto: deve aspettare un'ora per fare la pizza. Bueno, aspettiamo un'ora, e così siamo usciti molto tardi. Siamo arrivati tardi e così siamo tardi qua su questa strada. Ma ultimi 5 km e possiamo dire di averla finita, per fortuna, tutto perché bene. Non ne possiamo più. E cioè, Dario, gli ho detto: Dario, cerca di rimanere sveglio anche te, controlla, perché qua. E per fortuna mi ha detto: beviti un caffè prima che andiamo via. E a un certo punto anche ha detto: boh, hai un po' di musica, butta un po' di musica che ci tiene svegli. Abbiamo tirato giù i finestrini, abbiamo fatto di tutto per rimanere svegli. Ce l'abbiamo quasi fatta. Certo. Bene, ti aggiorniamo domani mattina. Anzi, stamattina. Ciao.